Che cappuccino. Vediamo se si sveglia. 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 È arrivata la colazione a letto. Sveglia. Io ho preparato la colazione. Svegliati. Anna, che bella colazione ho preparato. Non ti piace? Non ci sono le proteine. Le proteine a prima mattina. Non si mangia le proteine a prima mattina. Si mangiano a pranzo. Non mi so fare quei tortini. Non so la ricetta, ma la devi insegnare. E fai che tu alle tue follower ti dicono che sei antipatica, che ti ho fatto la colazione e tu vai bene. Sono svegliata di buon umore. Anzi, meno male, per se ti eri svegliata di cattivo umore. Sveglia. Sveglia. Un bacetto e facciamo colazione. Non fa niente che ti c'è di lo scostumato. Guarda che bel cappuccino, si è rovinato. Perché si è rovinato? Perché io avevo fatto col cacao tutta la forma del cuore così. Ma non c'è più, dentro c'erano anche le nostre iniziali. Oh, io non ci credo proprio che c'erano le iniziali, ma questo Sì, cuore sarebbe. però mo si è rovinato, sta vita scemo, si è rovinato. Vabbè, avendo sulla fiducia. Rosa, com'è Un bella. personaggio andino. Ma no, è bella sta cosa che porti la colazione e poi te la faccio Ma tu prima pure. ora non la vuoi, ho fatto tutto questo sforzo. Ecco, ma non la voglio, tu non mi lasciate niente. Mi ha mangiato metà di quello che ho portato. Vabbè, dice che te li fa, ballo. Volevo far vedere troppo bello qua, mia mamma mi ha messo queste piantine, sono troppo troppo carine appese al balcone. La sabbia, il rosmarino, la menta, che a me mi piace tanto, lo sapete, uso sempre le erbe aromatiche, viva! Ah, un bel minestrone, guardate com'è bello. Stiamo malati. No, che stiamo buono, perciò ce lo mangiamo, perché il Minestrone. minestrone fa Ma ci deve bene. andare all'ospedale un No, minestrone, una quando volta a sta malato. settimana, lo sai, ci vuole un minestrone tutte verdure fatto in Tutte le casa. verdure, vedo pure i fagioli. Verdure e legumi fatto in No, non casa. voglio. Tutto bio, guardate com'è Non bello, voglio. tutta salute, con l'avena. E non mi A me mangio. come mi piace il minestrone fatto con l'avena. Sì, ma Madonna. Cristina D'Avena mi fa Sembra Milano perché c'è il funk. C'è Cristina D'Avena. Cristi, con l'avena l'ho fatto. L'avena è un cereale. Ah, non l'hai fatto con l'avena. Con Sì, con l'avena l'ho fatto. la Cristina. Scemo. Guarda che bello, eh? Un bel piattone, aspetta, che ora mi No, no, piace. basta a me. Aspetta. Ah, non re, no. Sei il primo uomo che amo in tutta la mia vita. Giuri Ha che devo spremuto amarti sul fino divano. e che Ma domattina che se quando le piace ci alziamo, fa? ci rivestiamo, Ma quando guarda. sono tornato dal lavoro, che se mi piaceva. Come Ma sei prima. tornato dal lavoro? No. Oggi per la gioia di mia madre e di tutto il vicinato, di tutti i conoscenti, io metterò a posto la mia stanza cosmeticosa. Aspetta, oh mio Dio, quanta roba qui terra che c'è, oh mio Dio, chi mi viene ad aiutare? Outfit da casalinga disperata, a me! No, è poco.
di situazione drammatica. Oh. Madonna. Comunque tutti i vostri regalini sono tutti con me, ad esempio questo qua voglio far vedere che è un quaderno che ha fatto una ragazza con le nostre foto, troppo carino. Piccolo giretto pomeridiano per distrarmi un po', perché veramente sono stanchissima, non ce la facevo più a pulire, quindi siamo uscite. Vi volevo dire una cosa importante riguardo a questa cosa del mio fidanzato, perché io non lo so, leggo a volte dei commenti, adesso non lo so, io come vi ho detto nel vlog di ieri, io voglio rispondere solo alle persone che mi vogliono bene e che mi seguono con affetto, gli haters non me ne frega un cavolo. Quindi ho letto un po' di commenti sotto al vlog di ieri, sta cosa del mio fidanzato, dici la verità, lo tenevi nascosto. Io ragazze ve l'ho detto qual è la verità, noi stavamo in crisi, adesso lui è tornato, quindi io devo dire la verità, mi sembra una santa inquisizione. Dici la verità, dici, ma ve l'ho detto, più di dirvi questo, ma cosa vi devo dire? Quindi anche per quanto riguarda la privacy, come sapete io rispetto molto il volere degli altri, quindi se lui decide che vuole non comparire sempre nei video, io ovviamente rispetto il suo volere. E poi lui comunque lavora, quindi spesso non c'è, il vlog sono belli perché è proprio una rappresentazione della realtà, cioè delle mie giornate. A volte sono giornate che non ci vediamo spesso, a volte ci vediamo solo la sera, quindi poi come sapete io mi godo anche comunque momenti con lui anche a telecamere spente, quindi poi voi vedete 5 minuti della giornata e la giornata dura 24 ore, quindi addirittura ci sono persone che si sono inventate che io lo tenevo nascosto. Oddio. Ah, si sono inventate una storia, lo tenevo in cantina. Cioè, ma che sono queste stronzate? Veramente a me mi viene da ridere, però. Ma non ce l'hai la cantina. Io a parte che non ho la cantina, quindi non potrebbe mai essere vero. Però anche la cuccia del cane. Mi fa troppo ridere sta cosa. No, ma addirittura ho detto altre nell'armadio. Ma non ci va nell'armadio. Vabbè che sick, però dici, ma non è neanche proprio una sottilezza. Oh, adesso ci facciamo sto piccolo giretto. Poi dobbiamo andare a casa a registrare i video, vero Nancy? Sì. Devo fare un video super super speciale. Nancy, che bel culo c'hai. Sto scegliendo gli ingredienti per la pasta challenge. Pazza. Possiamo mettere pure ginger sulla pasta? Che lo zenzero, sì. Wasabi, wasabi. Ragazzi, è un video troppo bello, specialissimo, che vogliamo fare io e la Lenzina, che caricheremo nei prossimi giorni. Casomai proprio domani lo pubblichiamo. Vedete sul canale, lo pubblichiamo proprio domani. Sì, sì, andatelo a vedere. Con tante schifezzine. Abbiamo mangiato schifezze, oh, cioè mio. Proprio peggio del pappone peggio dei cani. Pizza challenge. Sì, molto peggio, brava. Assai, io scelgo gli ingredienti. A calapas, non da calac macali. Vabbè, la follia questo vlog. Prendo la pentola, ma io nella mia pentola shabby chic devo fare la cosa delle schifezze, pasta schifezze. Ma no, noi la facciamo nella pentola, poi dopo sopra ce la mettiamo le schifezze. Pure l'ananas, dai, la banana. Vuole svuotare il frigorifero questo, ma chi l'ha chiamata? I funghi porcini. No, i funghi porcini che so costano un sacco di soldi. No, no, no. Stavo vedendo la ricetta delle polpettine, perché Max ha detto domani mi vuoi fare le polpettine con le melanzane, vero? E io mi sono meravigliata di questa cosa, perché tu... È strano che mi chiedi una cosa così particolare, tipo le polpettine di melanzane. Ma particolare di che particolare? Sì, perché... Le polpettine, basta. Sì, lo so, però non è da te. Perché tu sei più tradizionalista, non lo so com'è, però non per so esempio, questo. Sì, perché voi uomini siete così, volete mangiare sempre le stesse cose. Non volete mai cambiare, mai provare cose diverse. Sì, sì, siete così voi. Siete una palla, sempre lo stesso metodo, sempre le stesse cose. Invece a me mi piace variare, sperimentare ricette nuove, cose nuove, capito? Ti piace chiacchierare. Sì,
Ragazzi, ma pure i vostri fidanzati sono così. Per esempio, io penso che sono tutti gli uomini così. Sono più tradizionalisti, vogliono sempre le stesse cose. Invece noi vogliamo cambiare, vogliamo provare cose nuove. Questo è un, rappresenta un poco come siamo, la differenza tra uomo e donna poi in generale. Sì, perché voi uomini siete più monotoni e invece noi donne siamo più sprint, vogliamo provare cose nuove, vogliamo cambiare. Sì, è così. Sicuro, bro. La differenza fra uomo e donna. Sì, sì, sì. Secondo te non è vero? Sì, è proprio come dici. Perché tu vorresti essere che sei più sprint di me? Oh no. Guarda come sei una palla. Già vuoi dormire? No, sei una palla. Non sono neanche le due. Che vuole dormire a questo? Ragazzi, fateci sapere voi nei commenti. Secondo voi quali sono le differenze uomo e donna? Se anche fidanzati sono una palla come Max, mm-hmm, e voi siete sprint frizzantine, sì, sì, come me.